c'è nessuna favorita alla prima di campionato. È chiaro che se dobbiamo, come dire, se dovessimo fare una scelta, no, su chi affrontare la prima di campionato, probabilmente tutti tendenzialmente scanserebbero la Juve piuttosto che il Napoli o queste grosse squadre, no? Ma questo è solo un discorso così, giusto per dire qualcosa, perché poi per un motivo o per l'altro tutte quante hanno il dovere e il diritto di giocarsela, no? E quindi il Crotone ha maggior ragione, che è una squadra una neopromossa, che ha fatto un grande campionato, che si è conquistata la Serie A con un grande entusiasmo di tutta una città dietro, quindi avranno gli stimoli che sono al meglio, al massimo, e questo deve essere un discorso che assolutamente riguarda anche noi, perché se così non fosse, chiaramente ti metti nelle condizioni di affrontare subito un avversario che magari sulla carta potrebbe anche darti qualche vantaggio, ma che poi puntualmente ti si ritorce tutto contro. Quindi noi non dobbiamo ragionare, come ho detto spesso e volentieri anche nel recente passato, in funzione della maglia di coloro che andiamo ad affrontare, ma sempre lavorando molto su noi stessi con la concentrazione e la determinazione massima. Poi il valore di ogni singola squadra lo riconosciamo, ma noi dobbiamo essere molto concentrati e centrati su noi stessi. Se così non fosse, sarebbe un brutto inizio. È giusto non accontentarsi mai della propria performance, della propria situazione personale, no? Sia appunto, ripeto, dal punto di vista individuale che dal punto di vista del collettivo. Ho detto ai ragazzi giusto ieri che il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso, poi magari la durata, ma parlando anche di allenamenti, può essere inferiore, ma l'intensità che dobbiamo mettere nella gara, così come nei nostri allenamenti, deve essere sempre massimale. Noi dobbiamo focalizzare tutto su quello che è l'impegno di domani sera contro un avversario che verrà qui giustamente per fare la propria gara e per dimostrare il proprio valore. Noi dobbiamo essere veramente al massimo.